Sport. Amici sportivi, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Radio Master, come sempre ogni lunedì con Lunedì Sport, in mia compagnia Umberto Mastromartino e del mio braccio destro, l'omonimo. Buongiorno a tutti da Umberto della Martora. Io comunque sono mancino, quindi al massimo posso essere il tuo braccio sinistro. Ecco, è preciso. Allora, andiamo a parlare un po' di questa 24esima giornata. Eccola qua. Risultati e classifica: Palermo-Brescia 1-1, Benevento-Cittadella 1-0, Cosenza-Cremonese 2-0, a Padova-Padova-Foggia 1-1, alla Spezia Verona Spezia 2-1, Lecce Livorno 3-2, a Carpi Perugia batte Carpi 1-0, ad Ascoli Salernitana batte Ascoli 4-2, riposati il Venezia. Adesso andiamo a vedere un po' la classifica dopo 24 giornate. Brescia 43 punti, Palermo 42, Benevento 39, Lecce 38, Verona 36, Pescara 35, Spezia 34, Perugia 32, Salernitana 31, Cittadella 30, Cremonese e Cosenza 27, Venezia 26, Ascoli 25, Foggia 21, Livorno 20 punti, Crotone 19, Padova e Carpi 18 punti. Allora, Umberto, 24esima giornata, questo pareggio a Padova, dopo che il Foggia vinceva 1-0, sembrava che stesse portando a casa tutta la posta, poi è successo, chiamiamolo patatrac, fra l'amico Cristian Agnelli e il patatrac, dicevo, fra Agnelli e il nostro Leali, il portiere. Che cosa può essere accaduto? Possibile che non si sono capiti? Leali aveva chiamato palla, tant'è vero che dopo l'intervento di Agnelli al gol subito ha avuto anche una reazione abbastanza dura nei confronti del capitano rossonero. Probabilmente Agnelli o non ha sentito oppure istintivamente è intervenuto su quella palla, quindi permettendo poi alla squadra avversaria di recuperare la sfera e quindi di mettere in parità il risultato. Sono purtroppo degli errori che stiamo pagando a caro prezzo, perché una vittoria contro il Padova sarebbe stata davvero tanta roba guardando la classifica, però purtroppo è successo e quindi dobbiamo prenderne atto. Adesso dobbiamo sperare solamente che il Foggia, indipendentemente dall'avversario, cominci a vincere soprattutto le partite casalinghe, e quando si trova contro gli avversari diretti bisogna comunque fare punti, perché altrimenti la classifica diventerebbe preoccupante. Bene, allora, dopo aver ascoltato Umberto della Martora, eccoci con il nostro amico ospite Lino Mongello. Ciao Lino. Buongiorno Umberto. Ciao, ciao Lino, ciao. E anche all'altro Umberto, il tuo omonimo Umberto della Martora. È dall'altro lato. Sempre stare con voi. Allora, grazie Lino. Allora Lino, stavamo parlando appunto del, qualcuno ha detto, l'hanno fatto in guacchio. Quasi alla fine eravamo convinti di portare 3 punti a Foggia, mentre poi c'è stato quel patatrac fra Agnelli e Leali e il Padova ha approfittato per pareggiare questa partita. Secondo Lino Mongello, abbiamo perso molto? Sicuramente era una partita che, per come stavano andando le cose, si dovevano portare a casa i 3 punti, questo è fuori discussione, però diciamo che questo Foggia ormai in questa maledetta annata, maledetta perché è nata sotto i peggiori aspetti per via della penalizzazione, ma poi durante il corso del campionato stiamo vivendo un po' delle situazioni un po' particolari, tutte queste rimonte, questi punti persi, non soltanto sabato a Padova, ma nella partita interna col Pescara, poi magari a Salerno, insomma ci sono state diverse occasioni, diverse partite dove il Foggia effettivamente ha portato a casa a meno di quanto potesse. Parlando della partita col Padova, sicuramente tra le due squadre quella che era particolarmente in crisi in quel momento era il Padova e non il Foggia, anche perché abbiamo assistito ad un primo tempo veramente brutto. Se non fosse stato per la prodezza di Chiaretti quasi nel finale di tempo,
probabilmente si sarebbe chiusa sullo 0-0 scialbo, bruttissimo veramente. Lino, il discorso è che il Foggia purtroppo dopo aver raggiunto il vantaggio avrebbe dovuto sfruttare la situazione, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché il Padova, abbiamo visto, è stata messa in difficoltà dal Foggia, praticamente non ha creato quasi nulla o poco. Però arretrando il baricentro così in quel modo, purtroppo va a finire che adesso che sia stata l'incertezza tra Agnelli e Leale, poteva capitare in un'altra occasione. Non dimentichiamo che pochi minuti prima c'era stato quell'altro erroraccio da parte di Billong che chissà per quale motivo ha buttato in angolo quella palla che poteva tranquillamente amministrare. Forse diversamente. Forse sentiva il fiato dietro di l'avversario. Allora, vabbè, ma in quel caso puoi spazzare la palla via tranquillamente. Anche Agnelli, cioè, credo che spazzare la palla, anche sia pure di testa, verso il centro dell'area, credo che non si faccia mai. Piuttosto, ecco, in quel caso magari pensi di buttarla fuori in calcio d'angolo. Ma per carità, mi dispiace solo che stiano crocifiggendo Cristian Agnelli, perché assolutamente il ragazzo non lo merita. Lì no. A parte che la sua foggianità è un ragazzo veramente splendido. E non merita di essere trattato in questo modo. Lino, prima di passarti a Della Martora, un'ultima cosa ti chiedo io adesso in questa prima parte. Quando hai visto la formazione, cosa hai pensato? La prima cosa che ho pensato è che purtroppo ci sono dei dati di fatto. Padalino sta facendo peggio di Grassadoni, perché la media punti è sicuramente al di sotto di quella tenuta dall'ex tecnico del Foggia. E il problema è che questa squadra, e non soltanto sotto la gestione Padalino, ma anche sotto la gestione Grassadoni, non riesce a trovare un 11 di base. È un guaio perché sicuramente il Foggia ha pagato anche un po' credo una preparazione un po' approssimativa, un po' dettata dal discorso che tra quelli che sono partiti per fare la preparazione poi sono cambiati notevolmente sia numericamente che fisicamente proprio come persone, però questo non giustifica i tanti infortuni. Questo è anche da vedere, perché il Foggia è decapitato settimanalmente da tantissimi infortuni. Però ecco, io credo che bisognerebbe più che altro affidarsi a un modulo base e proseguire su quella strada. Ti lascio a Della Martora, vai Umberto. Allora Lino, fermo restando che io condivido con te il pensiero su quella che è la situazione della squadra, però per quanto riguarda nello specifico la partita col Padova, al di là dell'errore del singolo, mi dispiace anche a me per Agnelli, perché purtroppo quest'anno sicuramente non sta giocando ai suoi livelli, perché di errori ne ha commessi tanti, però ecco, dal punto di vista umano, ecco, la critica ci sta dal punto di vista tecnico, però umanamente non condivido le offese che vengono fatte al capitano. Detto questo, al di là dell'errore del singolo, quello che mi ha preoccupato è l'atteggiamento mentale del Foggia, che nel secondo tempo ha arretrato troppo il proprio baricentro, permettendo al Padova di stringere i nostri in una morsa. Si sa che poi quando capita questo atteggiamento tattico, prima o poi il gol subito ci può scappare. Sono d'accordo con te, perciò dicevo prima, il Foggia ha bisogno soprattutto psicologicamente di sbloccare. Come si supera, ecco, questo impasse psicologico? Come si supera? Il motivatore deve essere l'allenatore, o quantomeno ci debba essere qualcuno che dia a questi ragazzi, sia pure non solo mentalmente, ma anche diciamo proprio dal punto di vista diciamo di squadra, far capire che perché questa squadra sostanzialmente è vero che ha perso dei giocatori rispetto alla scorsa stagione, però in questo momento io ritengo che comunque, avendo preso Billong, il portiere, le ali, riportando Greco a centrocampo, forse il Foggia dove sta deludendo è proprio in attacco, dove c'erano le migliori aspettative di questo mondo, avendo ingaggiato giocatori del calibro Iemmello e Galano, oltre a Mazzeo che già è in squadra. Forse non c'è il giusto assortimento nei giocatori, e probabilmente il Foggia paga anche un po' a livello tattico l'assenza di esterni che sappiano fare la fase sia difensiva che offensiva. E anche a Padova giocare con due mezze punte, Deli e Chiaretti,
diciamo che non hanno dato molto aiuto a centrocampo, e il Foggia soffre maledettamente a centrocampo quasi tutti gli avversari. Ecco, a tal è proposito, una situazione da rivedere questa, secondo me è un problema anche di uomini. A tal proposito, Lino, volevo, ecco, due considerazioni e poi mi dai il tuo parere. La prima è che io personalmente tenere Gerbo fuori squadra, cioè tenerlo in panchina, per me è una forzatura, vista la, che non abbiamo... Sono d'accordissimo con te, Umberto. Ecco, questa è la prima considerazione. La seconda è che, a mio avviso, le due prossime partite, quella casalinga col Benevento e poi la trasferta di martedì ad Ascoli, diranno la verità su quello che sarà il futuro del Foggia. Non so se la pensi alla stessa maniera. Certo, ma c'è soltanto un problema psicologico, perché questa squadra non può essere diventata improvvisamente così scadente, oppure che subisce gli avversari in questo modo. Cioè, il Foggia sabato dovrà andare in campo deciso a vincere la partita, e poi è ovvio che tutto può succedere, perché ci sono anche gli episodi che ti possono condannare oppure ti possono premiare. Ma se non vai con la convinzione di chiudere la partita, cioè che devi continuare a giocare, il Foggia, certo, magari non sarà col Benevento che deve avere questo atteggiamento, però a Padova occorreva questa decisione, cioè bisognava comunque andare con l'obiettivo, Lino, perché chiudi la partita è finita. Lino, ascolta, così io la butto così, non è che per caso Padalino ha voluto risparmiare qualche giocatore proprio in virtù della prossima partita con il Benevento? Ma non credo, questo discorso l'avrei più capito nel caso fosse successo domenica prossima, sabato prossimo col Benevento, visto che martedì poi dopo tre giorni si gioca un'altra volta. C'è una settimana intera, non credo che abbia voluto risparmiare qualcuno. E comunque anche c'è un'altra cosa vorrei aggiungere a quanto detto prima, non soltanto il discorso di Agnelli. Il Foggia è un altro giocatore che è fondamentale nell'economia del gioco, ed è Zambelli. È un altro che viene processato settimanalmente dai tifosi, e non è giusto, perché comunque Zambelli, alla pari di Nicastro, che l'anno scorso svolgeva un lavoro scuro non apprezzato da molti, e poi magari soltanto quando poi questi giocatori vanno via si sentono le persone giudicare, ma mancava l'apporto dato da questo o da quell'altro. Zambelli è un altro giocatore fondamentale che, quando sta bene, dà un grosso contributo sia in fase offensiva che in fase difensiva, ma anche a livello caratteriale poi anche a livello caratteriale, perché è uno che dà l'esempio, è stato il capitano del Brescia, ha giocato tantissime partite non soltanto nella categoria in Serie B ma anche in Serie A, dunque comunque sia Zambelli ha tutta la sua esperienza dalla sua parte, ed è ciò che manca in questi momenti quando c'è il motivo psicologico che magari ti blocca e non riesci ad ottenere quello che poi vorresti e potresti ottenere. Lino, no, scusami Umberto, dai. Volevo chiedere l'ultima cosa a Lino prima di lasciarlo a te. Guardiamo un attimino anche nel calcio di casa nostra. In Serie D, certo, il Cerignola continua la sua corsa per cercare di conquistare la Serie C. Secondo te ce la farà? Questa è la prima domanda. La seconda è una considerazione. Il Bari sta facendo campionato a sé nell'altro girone, e a me personalmente, al di là della rivalità sportiva con i cugini biancorossi, fa piacere che alcuni dei leader siano due ex rossoneri come Brienza, un ragazzo veramente d'oro caratterialmente, così come Roberto Floriano, che sta facendo la differenza. Ieri tra l'altro ha segnato l'undicesimo gol della stagione. Beh, sicuramente parto prima dalla seconda domanda che mi hai fatto. Il Bari ormai è con un piede e mezzo già in Serie C, e probabilmente il Foggia ha anche sbagliato, secondo me, a privarsi di un elemento come Floriano, perché non c'è nell'attuale rosa un giocatore con quelle caratteristiche che potevano far comodo sicuramente al Foggia. Il Bari nel girone, l'ultimo girone meridionale, secondo me è stata una cosa anche un po' forzata per agevolarla un po' nella risalita. E io penso che se fosse stato inserito nel girone H, quello del Cerignola, sarebbe stata una guerra. Probabilmente non lo so. Troppi derby. Se fosse riuscito ad avere così, vabbè, facilmente vita molto leggera. Okay, diciamo. Lino, riguarda il Cerignola.
Cerignola io ritengo che se la possa giocare fino all'ultima partita, e purtroppo anche quest'anno come negli anni passati c'è sempre l'outsider, quest'anno è il Picerno, nessuno ci avrebbe scommesso un solo centesimo, però il Picerno è lì adesso a 4 punti di vantaggio sul duo Cerignola-Taranto. Però c'è anche da dire che nelle ultime 3 partite il Picerno deve ricevere la visita del Taranto e poi nella penultima andrà a fare visita al Cerignola. Bene, io siamo, mi auguro che siamo in chiusura, che, no, vai. No, mi auguro soltanto che il Cerignola non perda punti nel frattempo, anche ce l'auguriamo anche noi. Ce l'auguriamo anche noi. Grazie Lino, ciao sempre, Lino, grazie. Grazie a voi, un saluto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Grazie ancora. Ciao, grazie a voi. Allora Umberto, siamo in chiusura. Sì. Naturalmente dobbiamo anche ricordare il bel trionfo del Lecce da 2-0 e passare a 3-1. Certo. Vai con il risultato. Il prossimo turno vedrà in campo Cremonese Ascoli, Foggia Benevento sabato alle ore 18 allo Zaccheria, Perugia Cosenza, Brescia Crotone, Cittadella Lecce, Pescara Padova, Hellas Verona Salernitana, Carpi Spezia, Livorno contro il Venezia e riposa invece il Palermo. Allora, a voi tutti un grazie per essere sempre sintonizzati su Radio Master. Appuntamento a lunedì prossimo. Forza Foggia a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e mi raccomando, sabato riempiamo lo Zaccheria perché è una partita da vincere. Ciao. Sport.